Se volete acquistare account o crediti foot, rivolgetevi a Market Foot, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon Fede Marconi, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con questo nuovo video di carriera. Come sentite, come vedete, non c'è la... è la Madonna, quanto so. Non finiscono più! Ok, siamo senza facecam oggi. Perché vorrei portarvi questo video in breve tempo, da quando lo sto registrando, e chiaramente, come ben sapete, senza Facecam ci vuole anche meno tempo a editarlo, antei 3 mesi. Bene, benissimo, questo mi sta finendo il campionato. Comunque, in questo episodio giocheremo grandi match, perché giocheremo contro il Milan e forse anche contro la Roma, se non ricordo male, ma comunque. Sicuramente contro il Milan sarà la nostra prima partita di questo episodio. Io ricorderei bene l'ultimo scontro per accendere un po' il match, visto che c'era stato il nostro 1-0 in casa dei rossoneri. Gran partita al picchi questa sera, signori. Come vedete, la formazione del Livorno è la seguente, con Maximin che vince il ballottaggio con Bernardeschi. Ottimo periodo per il francesino arrivato a gennaio. Stesso discorso vale per Allen, che scende in campo al posto di Balogli alla tre quarti, visto che quest'ultimo non è riuscito a stringere i denti per questa sfida, non era in ottima forma. In pratica, comunque, state vedendo anche la formazione del Milan, che si schiera con un 4-3-3. Il tridente è composto da Jeremy Menez, Jack Bonaventura e, per finire, El Niño Torres, che chiaramente in questa carriera è ancora al Milan. E alla chiave per Maximin va a profondo Benzia. Maximin non trova il tempo, ma il tempo lo trova, e come Maicon che arriva sul fondo, chiama palla Benzia al centro. Eccolo il cross di Maicon verso Benzia, Teresante di testa, Benzia con il pallone che lambisce il palo, termina sul fondo, prima palla gol del match. Lì in difesa, ragazzi, c'è un po' di difficoltà, intanto attenzione all'errore con Torres in area, Torres destro e a Bogo, poi c'è Maicon in anticipo sugli attaccanti del Milan. Allen, attenzione allo sbocco che si può creare con Gonzaga che va dentro da Benzia, una gran palla, Benzia in area col destro e Diego Lopez, anzi scusate, Agazzi mette il pallone in calcio d'angolo, ha rischiato il Milan, siamo andati per la seconda volta vicini al vantaggio. Qui in maniera clamorosa, e qui bravissimo il portiere del Milan. Il cross di Don Sato, il primo palo ancora per Benzia che la gira! E questa volta trova il gol! Yassin Benzia porta avanti il Livorno e torna a segnare dopo 24 minuti. Aveva sfiorato poco fa, pochi istanti fa il gol. E qui sul pennello, perché è un pennello questo di Don Sa, riesce a mettere dentro, complice sicuramente la deviazione di De Jong, se non sbaglio. Eh sì, ad ingannare Agazzi, che De Jong in mezzo trova molto bene Poli, è in zona tiro, Poli può calciare, va dentro invece da Menes che lascia lì per il pareggio di Torres, 1-1 allo scadere, 1-1 si va negli spogliatoi in parità. Direi che Coman è il meno peggio. Va Coman, bello. Buonaventura lascia partire il traversone sul secondo palo per Shaarawy che mette giù un gran pallone, la rimette al centro! Non ci credo che ho preso un gol del genere. Mamma mia, che cazzata che ho fatto! Ho lasciato clamorosamente solo il Shaarawy. Su Rago però ci mette un po' per stopparla. E quindi attenzione all'azione che si può sviluppare, perché dall'altra parte è scattato Allen. È una gran palla di Su Rago in rigore, Allen mette giù. Prova ad andare col destro, finisce per terra. Non ci credo! Non ci credo, questo era un calcio di rigore solare, non fischiato a favore del Livorno. Adesso tutti avanti, ragazzi. Sirigardi in orizzontale per Don Sa, che perde un pallone imbarazzante. Non è possibile. Non è possibile. 3-1. Vabbè. Raga, forse me lo sono perso. Remedy, quante partite ha giocato in questa stagione? No, perché a volte arrivano dei messaggi un po' fuori luogo, ma il fatto che ci arrivino dopo una sconfitta del genere, diciamo che non mi lascia molto sereno. Non c'è nessun turnover in vista della sfida contro la Roma, perché da qui alla fine saranno assolutamente 11 finali. Dopo la sconfitta contro il Milan abbiamo capito che dobbiamo essere più cattivi, più cinici, forse anche un po' più sculati. Però comunque, questo è il Genoa che scende in campo con questo 4-3-3. Noi invece, adesso se ci va a vedere la formazione, ve la commento al volo. Riposa Reed e l'altro a riposare è sempre Bernardeschi. Giocano al loro posto Djokovic e Verde. Verde da fuori potrebbe anche provare. Calcia in porta. Vabbè. Attenzione allo scatto di Benzia. Quindi quello di Coman che viene servito. C'è Verde al centro. No, non è Verde. Non so chi sia. Poi Coman cerca di metterla per Benzia. Yassin.
porta in vantaggio il Livorno al quinto minuto, trova il secondo gol consecutivo dopo quello al Milan. Questa è veramente una bella azione. Il cross è lungo sul secondo palo, Fetfatsidis, poi Kučka, non ci credo, questi fanno un tiro in porta e segnano, sempre così. Palla dentro, dai, segna, grande. Donsano, ci sono spazi, vediamo di chiarli un po'. Donsano prova da fuori, col destro che mette in difficoltà Netovic. Donsano va dentro, a un metro è riuscito a dare la palla al portiere, provando l'Estien, occhio all'Estien, in area di rigore, l'Estien la mette, il destro deviato, palo, e poi gol. No, è chiaro, io me ne vado. Non è possibile! Cioè, non è possibile! Che gioco fa? Cross in area di rigore. Va bene! Questo gol è la sintesi di due partite. È la sintesi di due benedette partite. Cioè, mi chiedo come si fa. Guardate sempre il fenomeno Larrondo, eh. Proviamo un po' a metterla dentro. Traverso.